posti interessanti ce ne sono parecchi, ma c'è punto esclamativo Shaman, c'è quello lì, è un problema. È terribilmente forte, non vale la pena giocare nient'altro che non sia quello. Guardati le spalle. E quella è la verità. Combo, abbiamo il coin. Beh, ci sarebbe Evil Miscreant su cui usare coin, quindi meglio. Però teniamocelo. Quando Necrum e Faceless sono talmente rotti che metti le Wisp. Le ho viste anch'io le Wisp. Ti serve l'attivatore, no? A rapporto. Adoro il vento in poppa. Aspettatemi! Credo che fare moneta speciale sia più forte, no? Voglio immaginare. Un buon esploratore è sempre preparato. Ma quanto è bello. Un buon esploratore sempre preparato. Se verde e rosso mischiare, morte non arriva libera. Così abbiamo pirata furfante. Turno dopo, pure fortissimo. Ci sta. No, non è questo il rogue che trovate nella lista. Ovviamente è molto presto per questa cosa. Fatemelo provare prima. Aspettatemi! Oh, tu avresti che sia anch'io! Quindi lui sta giocando High Priest e Tekal, che è quello che volevo giocare io per sfruttare bene i draghi con le cure. Però, boh, se non li vedo calare me stesso, sono tutto a posto, credo, no? Noi non vinciamo necessariamente pestandolo, no? Male è divertente! Che ne dici di una nuova vita? Che ne dici di una nuova vita? Non cadere, Fiala! Dentro il mattino! Che mazzi da ultralight vuole avere lui? Ammetto che quello non me l'aspettavo. Vi dico la verità. Ammetto che quella non me l'aspettavo. Comunque, non è un drago su cui farei sap, però chiaramente buffato più i 10 danni glieli abbiamo fatti subito, lui si cura di 8. Siamo comunque in positivo, abbiamo tenuto i pezzi, direi che è un buon sap. Purtroppo per te ci tocca affrontarmi. Ah, è un pure paladin. Ma forse anche Highlander sto coso, eh. Forse è veramente il principe dei believer. La spacca piastre Tekal se ne va a fanculo? Non c'entra niente. Nessuno gioca lo spacca piastre. Nessuno può permettersi di giocare lo spacca piastre. Secondo sap è estremamente forte. Di una nuova vita, di una nuova potere da nulla. Ci siamo. Not bad. È morto lui. Secondo me è morto.
È comunque una 5-5, eh? Assolutamente non puoi fare 5 mana 5-5 passo. Sono arrivato giusto in tempo. I Loa sono lo scudo mio. GG. Troppo facile con... troppo facile così, cazzo. Non ho capito a cosa serve la Wisp. Attivare Necrium. Attivare Evil Miscreant. Fermarti al fato. Guardati le spalle. The Dream. Anche lo giochi? Nope. Questa ce l'ho per i lupi. O le 8-8, a seconda di quanto velocemente fa i suoi pezzi. Caduta libera! Moneta speziale. Fa abbastanza ridere. Forse Wisp potevo giocarla prima sapendo che avrei fatto col coin. Senza il forse. Una persona intelligente avrebbe potuto giocare Wisp al turno prima. E qua aiuta, eh. Aiuta. I mortali sono così molleggi. Alimentate i congegni delle anime! Ci siamo. Cadere viola! Che ne dici di una nuova vita? Vabbè, dai, raga, ma che cazzo devo fare io nella mia vita? Adesso ce lo fa sopra. Come rovinare una partita, guarda. Che ne dici di una nuova vita? Che ne dici di una nuova vita? Ormai. Condividete i vostri. Ormai, siamo qui per ridere, dai. Mamma mia, che odio. Dai, fatti sta 4 mana di salute, dai. Doppia tempesta! Condividete i vostri averi. Per ora è buona, eh. Non l'ha usato, è stata una 5-4 onesta. Non ha usato quel potere lì. Giustamente gli è uscito Taunt, perché sennò come si fa? Giustamente gli è uscito Taunt. Ci siamo. Un gioco senza RNG, chat. Ha pescato una fammi spell. Pensare. Purtroppo Ganacrond sarà un problema e non posso farci niente in questo momento. Una pugnatana, attimo! Non mi pareva di averglielo visto in mano Ganacrond, quindi a meno che non è uno di questi top deck, tutto sommato stiamo bene a meno che non faccia Electra. A meno che non faccia Elettra e seconda spell a 5. E in quel caso concediamo. Easy peasy.
Anche con questa è ancora possibile quello che dicevo prima. Fortunello questo top deck. Decisamente fortunello. In questa mi toglie la 4-4. Oppure butta tutto sulla 7-7. Va bene. Ok, dai, allora in mano a due token, capito? Accettabili, ma niente di incredibile teoricamente. Due lacchè, quindi sono solo questa e questa possono essere problematiche. Questa qua, adesso vediamo cos'è. Non ho target tanto per sap. Se fa doppi taunt è comunque un problema. E se fa i rush sono rush. Se fa la 5-4 rush sono rush. Fammi pensare. Le mie mascelle mordono, i miei orfani afferrano. Ma non posso morire, scusa, ho fatto una volta soltanto, no? Il... Life Drinker l'ha fatto solo una volta. Le mie mascelle mordono, i miei orfani afferrano. Quindi... che fa? A parte aver fatto un gigaboard che... Rischio Bloodlust? Assolutamente no, non aveva spell in mano. Una partita senza RNG, amici. Allora. 6, 12, 14, 15. Dovrebbe bastare in un istante tutto. Culo, va. Grazie, Scurcia. Contro Rezzar. Faccio un ultimo game con questo deck che è palese che è buono. Fin troppo buono. Lo speziale del Necrium è rotto. Poi proviamo qualcos'altro. Avendo coin non terrò il fuoco fatuo. Perché prima non me lo sono giocato bene il fuoco fatuo. Però è anche vero che è un brutto top deck. Nana. Va bene così. Kern è l'evoluzione del perno. È il perno al quadrato. Due mana più e vi secchi. Esatto. Spaccateschi, quale espansione se va? È sempre sulle tre più vecchie e restano le tre più nuove. Tra virgolette. Caduta libera! Aspettatemi! Aspettatemi! Le 1-1 le avrei tenute per Edwin in un altro matchup. Ma qui credo che vada bene così. Ci siamo. Prendo il bottino. Caduta libera. Ok, vediamo. Nello sciamano è fondamentale Elettra. Yes it is. Raga, davvero. Potete fare Elettra, la spell dei 5-6 e ne fate 4. Non è che...
non vince, cioè potete provare a farlo anche senza Elettra, per carità di Dio, un mazzo fortissimo vince anche questa, vince anche senza questa ennesima power play. Però dovete sapere che il win rate non è lo stesso, dovete saperlo. Ci siamo. Gli occhi della madre terra sono su di noi. Adoro il vento in poppa. Ho Leroy. Quindi in realtà lo Shadow Step sono tentato, capite cos'è? Che sono stratentato dalle power play che potrei fare da qua, però di noi. Caduta libera! Aspettatemi! So vincere. Mi accontento di una 8-8, dai. Questo è un board improponibile per Hunter, anche con tutti i segreti. O crea Elettra o Kronx? No, beh, Kronx è molto più forte, cioè Kronx è molto più importante e lo metti anche in altri deck. Elettra è mono uso. Quindi ovviamente, se è quello il caso, manco a parlarne. Caduta libera! Questo mazzo sarebbe più forte con l'Albatros al posto dei draghetti. Riesce meglio il Priest a moltiplicare l'Albatros, per quello ci ho fatto un video su YouTube. Quel mazzo non è che non vince. Il mazzo dell'Albatros Priest. Però per esempio, vabbè, a parte che contro, ad esempio contro Hunter l'avremmo bucato, perché se tu hai un singleton deck e gli inizi a mescolare i doppi, muore. Però a parte quello, sarebbe più forte appunto in un meta control value, dove lui anziché pescare le carte che vuole lui, pesca degli Albatros del cazzo. Quindi in questo momento, almeno nei primi giorni, sarà un mazzo che non c'è. Ma assolutamente non devo lasciare Doom. Assolutamente non va lasciato Doom. Non mi troverete mai d'accordo, chat. Allora, abbiamo il Freebooter, abbiamo le Wisp, ne abbiamo di roba per cercare di fare sti cazzo di combo. Quindi fidiamoci. Oli. Immagina lui che ha detto che culo ha top deccato Lethal. Chat, abbiamo le Wisp, abbiamo i pirati, fidiamoci. Lui ci ha messo il coin per fare sto galeone, quindi anziché concedere instant proviamo così. Ok. Va bene, abbiamo pescato dei chiodi e li abbiamo pescati esattamente nella partita sbagliata proprio. Lo so che mi ha dato il tipo, il mio interesse in merito è sotto zero. Mamma mia, ci siamo forse salvati. Ehi, salve. Ehi, salve. Sangue e bottino.
Dai, non mi far fuori tutti e due che voglio fare il re del furto, dai. Ok, dai. Dobbiamo reggere qua, dai. È forte, eh? Il 4 mana. 4 mana rush è forte qua. Perché lui ci mette solo la 2-2. L'arma sulla 2-4. Poi rimango io con una 7-7, va bene. Però... E adesso... Nessuna tomba può imprigionarmi! Nessuna tomba può imprigionarmi! Miss di un danno di cosa? Quando? Guadagnare il taunt non è ma... Ah no, aspetta, sto facendo la corona, quindi in realtà questo non lo uso. Quindi tacco. È passato già un anno. Sei stato una costante, Simo, solo Clav. PS svariati mini albatros sono stati aggiunti al tuo mazzo. Questo tenerla a 4 può avere senso. Non è attaccato con la 1-6? Ok, non mi ricordo. È Zilax in questo mazzo? No. Ernest, auguri, grazie per il resub e grazie per il bellissimo messaggio. Che ne dici di una nuova vita? Che ne dici di una nuova vita? Che palle. Allora è questo il rush che ha preso prima. Davo per scontato che fosse il 4 mana. Dai, non averlo anche tu e siamo a posto. È difficile comunque. C'ho in mano un token. Non credo che esista una combinazione per avere Lethal qua. Leroy più due volte sparo 2. Cos'è sparo 2? Il la che? Non c'è il mana. GG. Allora chat, il mazzo vince senza ombra di dubbio. Vince più di quello che abbiamo provato ieri. Non lo so, però con questo deck siamo 5-0.